Buongiorno signori, bentornati su questo canale, bentornati dalle vacanze. Per chi è tornato, io sono tornato e siamo qui quest'oggi per reagire al trailer di ieri di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, nel quale è stato annunciato Grafaiai. Per chi se la fosse persa la reaction, l'abbiamo streamata su Twitch, la trovate sul canale e a breve anche su Creepy Live, il mio canale di ricaricamento. Si riparte con tutto tra poco. Prima di lasciarvi alla reaction, che vi invito a vedere perché oltre a commentare il Pokémon sono usciti fuori dei discorsi interessanti su Pokémon in generale, vi comunico, qualora non abbiate letto la sezione community nei giorni scorsi, che domani dalle 10:30 prenderà piede sul mio canale Twitch una maratona di 24 ore. La programmazione è fittissima, la starete vedendo in editing in questo momento, appuntamenti con Fieric, Matteo Agostini, Kaizo Ironmon, che domani vi spiegherò in un video a parte, quindi prendete nota, siateci almeno negli appuntamenti a cui più tenete. Ah, e stasera ore 21 siamo in live con Pokémon Ultrasone nella nostra ormai infinita Shinylock, così ne approfittiamo anche per chiacchierare delle vacanze, vi racconterò un po' di aneddoti. Detto questo, vi lascio la reazione, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di Grafaiai. La mia opinione la sentirete a breve in questo video. Sì, è uscito, ce l'abbiamo, è il trailer giapponese, direi di goderci il trailer giapponese a prescindere. Poi lo guardiamo in italiano. Sì, è come quello di Zoroark, è come quello di Zoroark, uguale, cioè come concept. E l'ispirazione sembra proprio il bosco di Oma, o come stracazzo si chiamava. Questo è Scatterbug, ok, dicevo, non me l'aspettavo così. Quindi Scatterbug confermato come ma che è Impidimp? Vedi che non dipinge con la coda? Vedi che non dipinge con la coda, sto coglione? Tutti a farci baitare dalla coda! Tutti a farci baitare dalla coda! Questo non dipinge con la coda! Letteralmente c'ha il pennello! Ma... che cazzo è sta... è bello? Ma... camera va kaikai desu kedo ne... È bello, vero? Guardiamo la versione italiana. Ho viaggiato per tutta la regione raccogliendo e catalogando foto di questi motivi misteriosi. Volevo scoprire più informazioni al riguardo e osservare la creatura che li dipinge. Si chiama Grafaiai. Ah, Grafaiai! Quindi mi sono addentrato nella foresta per trovarne degli altri. Abbiamo sbagliato a pronunciarlo fino ad oggi. Si vede uno Scatterbug. È stato attratto dal dolce odore che emana dal disegno. Questo motivo quindi funge anche da trappola per altri po'. Quindi, stop. Quindi il disegno in realtà è una sostanza tipo miele o robe del genere. Si dice che è stato attratto dal profumo dolce. Immagino che abbia una funzione che va anche al di là del semplice dipingere. Cioè non è vernice. Si poteva intuire, in realtà. È un classico di Pokémon. Pokémon. Guardate, si vede una parte del suo muso. E quella è la coda. Eccolo lì. È Grafaiai. Si è messo a mangiare. Ah, guardalo, dipinge con le bacche. Probabilmente. Probabilmente dipinge con le bacche. Guardate com'è concentrato. E il colore che utilizza dipende da quello delle bacche che ha mangiato. Esatto. È chiaro che il colore con cui Grafaiai dipinge cambia in base alla sua alimentazione. Vedete qui? Sta ok. Sopra quello a strisce che c'era prima. Sta marcando il territorio di un altro Grafaiai. Ah, qui si è spaventato. Quindi ha smesso di dipingere ed è scomparso. Sì, sicuramente abilità o mossa basata sulle bacche. Ha attivato le luci e col sensore di movimento. E poi la fotocamera di riserva ha immortalato Grafaiai in tutto il suo splendore. Ma sai che mi piace in realtà? Incredibile. Però è davvero tanto diverso rispetto ai Pokémon annunciati ultimamente. È bello, però è molto diverso rispetto a tutti i Pokémon che sono stati annunciati finora a Paldea. A Paldea hanno dominato fino ad oggi design relativamente semplice, tolti i due leggendari e forse se Titan. Qui invece è un casino. Però come design non mi dispiace. Immagino che il concept di questo Pokémon sia questo. Cioè, lui ha questa mano qua. Però, se ci fate caso, Questo oggetto che tiene non sembra essere tenuto in mano, ma sembra una sorta di dito che è cresciuto più del dovuto. Ed è una cosa che io apprezzo, a differenza di quello che dicono molto. Prende degli elementi tipici degli umani, come ad esempio in questo caso il dipingere, e li traduce in un'ottica
credibile dal punto di vista evoluzionistico. A questo Pokémon si è evoluto un dito in questo modo perché segnando il territorio con queste pitture è il suo modo per marcare il territorio, è il suo modo per allontanare potenziali rivali. E questa è una cosa che evoluzionisticamente funziona. È un concetto che ha senso. Evoluzionisticamente credibile ed è soprattutto un trarre elementi umani all'interno di un'ottica di evoluzione, cioè degli elementi culturali tradotti come se fossero degli elementi naturali. Molti si lamentano del fatto che ci siano Pokémon ispirati agli oggetti. L'esempio classico, Vanilluxah, ma perché fanno il Pokémon gelato? Che senso ha? Ce l'ha il senso, sei tu che sei stupido, caro mio, te lo spiego io il senso. Il senso può piacere o può non piacere, ma non si può dire che non abbia senso. Non è il gelato che ispira Vanillux, ma nel mondo Pokémon è l'esistenza di Vanillux che ispira negli umani a contatto con questo Pokémon l'idea di creare un gelato che è in realtà basato su quel Pokémon lì. Quello che nel nostro mondo molto spesso è pure inventiva umana, o comunque in larga parte inventiva umana, nel mondo Pokémon viene spesso ricondotto ad un elemento naturale da cui gli uomini prendono ispirazione. Un esempio di questo tipo potrebbe essere anche Toxtricity. La chitarra elettrica nel mondo Pokémon non è un'invenzione della società umana, è un'invenzione della società umana, ma che prende ispirazione da elementi fortemente presenti nella natura. Può piacere? Può non piacere? Possiamo credere che Pokémon dovesse andare avanti solo a fare draghi, bestie, rinoceronti? Possiamo credere quello che volete? Potete apprezzare o non apprezzare i Pokémon basati su candelabri, gelati? Resta il fatto che dire che queste cose non hanno senso, dire che fare un Pokémon che dipinge non ha senso, è essere stupidi, non è una parola giusta, superficiale. Molto 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 superficiale. Ho paura a vederlo in game un Pokémon del genere. È il classico design che rischia di essere sputtanato da una resa non eccellente. Cosa vi ho detto io durante il trailer? Vi ho detto: bel Pokémon, sembra carino, ho un po' paura di come potrebbe risultare in game. E diciamo che non bellissimo. Cioè il buono e il cattivo di questa immagine. Allora, io noto una cosa intanto. Guarda qua, l'environment modificato dall'azione del Pokémon. Questa è una cosa che chiedo, penso, dal Pleistocene. A parte questo albero qua, voi direte, è un albero di una quest. No, non è solo questo albero qua. Anche questo qui lontano c'ha i graffiti sopra. Questa è un'ottima cosa, cioè vedere un ambiente che accoglie i Pokémon anche in base alla loro caratteristica. Questa cosa dovrebbe essere incentivata ancora di più. C'è un posto dove si trovano dei Diglett, fai vedere che ci sono delle buche per terra. Questo crea più immersività, più credibilità a un mondo, altrimenti finiamo alla Terra Selvaggia maniera o anche a Leggende Pokémon maniera, cioè che hai una landa più o meno caratterizzata che ospita i Pokémon, non ti dà la sensazione che quei Pokémon ci vivano. Purtroppo in game, allora, se un Pokémon come Smoliv, ok, che è molto semplice di design, si salva, qua la resa grafica secondo me questo Pokémon lo uccide, cioè è incomparabile rispetto all'artwork. Questo Pokémon è bellissimo nell'artwork, la resa di colori del modello 3D, al di là del fatto che sia granato, ma la resa di colori è totalmente sballata e difficile secondo me da apprezzare. È un problema che avevamo già evidenziato in Leggende Pokémon Arceus, se ricordate, cioè il fatto che gli ambienti sotto la luce del sole e in generale anche i modelli sotto la luce del sole sono molto meno belli rispetto a come lo sono quando c'è meno luce. Quindi qua mi sembra di vedere lo stesso problema di Leggende Pokémon Arceus, onestamente. Nell'artwork piace davvero tanto. È uno di quei rari casi di Pokémon complesso esteticamente che però riesce a piacermi abbastanza anche a livello estetico. Qua non vi parlo di concetto, lui lo trovo davvero bello a livello estetico, cioè un Pokémon che prenderei. Comunque, Pokémon Velen Primate, tipo Veleno Normale, che è una combo nuova. Veleno Normale vuol dire che mi è debole a Terra, Psico, basta. È anche un buon typing in realtà Veleno Normale. Purtroppo sulle abilità abbiamo Agiltecnica e Velentocco. Non sembra avere un'abilità peculiare, né tantomeno una mossa peculiare a giudicare dal sito ufficiale. È un Pokémon notturno, quando cala il sole si lecca le zampe e le dita per imbrattarle di veleno, con cui poi traccia dei motivi sugli alberi nel suo territorio. Io avevo ipotizzato invece che fosse letteralmente della sostanza che secreta dal suo dito più lungo, invece a quanto pare semplicemente è lui che se lo lecca. Fantastico. La saliva velenosa che usa per dipingere paralizza i Pokémon di tipo coleottero, che vengono attratti dal suo odore dolce e fragrante. Quindi è una trappola, ok, interessante. Questo Pokémon usa con perizia la saliva velenosa, il cui colore cambia in base all'alimentazione, per attaccare i nemici sputandogli addosso, graffiandoli dopo aver ricoperto i propri artigli di saliva. Quando Grafaiai percepisce un pericolo, il suo veleno si addensa
rapidamente creando una potente tossina che una volta assorbita può immobilizzare una vittima per 3 giorni interi. Posto il fatto che questa qua è tipo la descrizione di "Ehi, abbiamo fatto un po' come un veleno, come lo caratterizziamo? Avvelena". È un'idea simpatica, semplice, molto semplice, realizzata secondo me in maniera originale. Sono contento di vedere un Pokémon che modifichi l'ambiente circostante, spero che lo facciano anche in altre situazioni. Dovrebbero lavorare un po' sui modelli 3D in game, perché davvero te la fanno scendere molto.